precedente abbiamo appunto l'ASP e il CUP per quanto riguarda la competenza dell'AUSL, i Carabinieri, il Centro Culturale Polivalente di Emilia Eterna, il Museo Civico, il Magazzino Comunale, le Scuole Elementari Bassi, Ginnasi Pasquali e la Stazione Ecologica per quanto riguarda il Comune di Castelbolognese. Queste sono le sedi che verranno servite dalla mano. La gara per la realizzazione delle 15 mani nella provincia di Ravenna e 15 mani nella provincia di Forlì-Cesena è stata pubblicata a maggio 2010 e aggiudicata definitivamente il 27 maggio 2011. Il contratto tra ditta aggiudicataria assente è stato firmato in data 26 settembre 2011, quindi c'è stato il seguente iter: consegna parziale dei lavori il 20 ottobre 2011, consegna definitiva dei lavori 11 gennaio 2012, consegna al progetto esecutivo 29 maggio 2012, approvazione del progetto esecutivo 18 giugno 2012. Progetto esecutivo, aggiudicazione e direzione dei lavori sono tutte ad opera di Epida. Per quanto riguarda la NAV di Comune di Castelbolognese, la richiesta per me è stata firmata in data 25 giugno 2012 e presentata al Comune in data 27 giugno 2012. L'autorizzazione è stata rilasciata dal Comune in data 8 agosto 2012, dopo la richiesta di integrazione della documentazione chiesta dal Comune all'Epida e l'autorizzazione da parte della Stazione dei Carabinieri. I Carabinieri hanno infatti chiesto alcune prescrizioni operative essendo loro un sito militare. In altre parole, per entrare nelle loro stazioni, i Carabinieri hanno chiesto di essere avvisati almeno 10 giorni prima per poter far presidiare le operazioni con tecnico informatico di loro fiducia. Questo chiaramente ha comportato lo slittamento di qualche giorno del completamento dell'iter. L'autorizzazione rilasciata dal Comune di Castelbolognese l'8 agosto 2012 è stata ricevuta dall'Epida il 13 agosto 2012. Lo scorso 23 agosto 2012 si è tenuto un incontro tra l'ingegnere Tampieri dell'ufficio tecnico del Comune, titolare della ditta aggiudicataria dei lavori per la posa materiale della NAM, appunto la Siete, e il direttore dei lavori, Matteo Lasi, di Epida, per chiarimenti sulle prescrizioni. Il 29 agosto e il 5 settembre 2012 sono stati effettuati sopralluoghi operativi e quindi sono iniziate attività di cantierizzazione. Se non sorgono problemi particolari, si prevede il completamento per la fine di ottobre. Parallelamente alla NAM sta avanzando il progetto per collegare la sede comunale con la centrale Telecom di Via Mazzini, che permetterà di portare la fibra ottica ai comuni della collina, come caso da Valsegno e Rotenne, facenti parte dell'Unione dei Comuni della Romagna e Fiorentina. Per quanto riguarda la sede di Tebano, si tratta di una sede fisicamente collegata alla NAM di Castelbolognese, ma facente parte della NAM di Faenza, in quanto il territorio comunale di Faenza in quanto è sul territorio comunale di Faenza e cofinanziata da altri enti, tra cui il Comune di Faenza stesso. Il cronoprogramma al momento prevede il completamento dei lavori per fine novembre. Relativamente alla rete R3, è risultata essere strategica durante il sisma che ha colpito la nostra regione, in quanto, oltre ad aver garantito ai suoi utilizzatori la continuità delle comunicazioni radio, ha messo in luce la sua flessibilità nella gestione di esigenze contingenti, quali la possibilità di mettere in comunicazione polizie locali di diverse province o utilizzatori di organizzazioni distinte. Attualmente la rete è utilizzata dalla maggior parte delle polizie locali regionali, protezione civile 118 della provincia di Bologna, per oltre 5.200 terminali in rete. La copertura al tetto del Comune di Castelbolognese è buona ed è pertanto auspicabile avere l'iter per l'ingresso in rete. Castelbolognese ha a disposizione 5 radio utilizzate dai volontari della protezione civile comunale, utilizzate per esempio nelle trasferte nelle zone terremotate, negli avvistamenti degli incendi boschivi, attività che ultimamente sono molto utilizzate appunto dalle nostre volontà della protezione civile. A queste si aggiungono le due stazioni fisse e 15 cibi mobili locali, quindi per la comunicazione interna del comune. Infine, relativamente alla rete interforze, questa prevede una realizzazione per regioni. Per la parte dell'Emilia Romagna sicuramente verrà valutata la possibilità di sinergie delle infrastrutture, tipicamente molto difficile da parte del Ministero degli Interni, considerando però che non è possibile la condivisione degli apparati TETRA in quanto le due reti operano su bande di frequenza distinte. Questo è quanto. Grazie, signor Morini. Altri? Saluti, buonanotte. Ricordandovi che sabato prossimo, 6 ottobre, si chiuderà la Via Insegnante, dalle 15 sarà presente il Vitalerio, visiterà assieme a noi altre opere di Biancini e poi il rito finale sarà il certo chiostro. Come potete vedere c'è una è stata installata stamattina.
sera avremo anche l'appuntamento importante all'asilo nido, al piano superiore abbiamo attrezzato la sala e un centro di documentazione che inaugureremo in quella data, nel corso del quale ci sarà un seminario, avremo anche una mostra sui nostri servizi, ed è un centro di documentazione molto importante ed è l'unico in provincia, per cui questo sia sempre importante. Grazie.